il giorno successivo agli scontri a Piemonte, questo è quello che rimane del presidio autorizzato, è stato completamente distrutto. Questa mattina non c'è quasi nessuno, giustamente. Adesso vedremo di recuperare del materiale, in fondo ci sono dei sacchi a pelo, dei tendoni, un gazebo forse recuperabile. E questo è quello che rimane degli ingressi, molto meno forti di quelli di ieri, che sono stati veramente distrutti, fatti a pezzi. Mancano delle barricate, quelli però sono costati nella notte per liberare la strada. CS. E di là c'è il presidio, che è tutto in ordine, nella notte è spostato tutto, non sappiamo né da chi né perché, vedremo di scoprirlo. A presto.